Location Fuori Grotta, mostra d'oltremare, 55esima edizione. L'artista per eccellenza questa sera è Gigi Finizio. Come sempre. No. Ma ti ho portato una sorpresa stasera. Hai portato la mia voce. Esatto, ho portato la tua voce. Il professor Massimo Borghese Foniatra, benvenuto su Weekend Dance, Massimo. Grazie e ben ritrovato Weekend Dance. E io posso veramente testimoniare, il primo bacio d'affetto è stato quello di Gigi verso di te. Oh, che bello questo. Dicevi? Il mio professore Massimo Borghese. Anche il mio. Anche il tuo. Per noi è fondamentale. Perché se manca il metodo borghese, manca la voce. Esatto, ma voglio dire, pure se stiamo bene, la maglia trova stessa. Perché comunque per noi, no, sì. è psicologica, no? È vero. Al di là della sua grandezza e della sua bravura. Sì, però è difficile andare a trovare Gigi, perché lui lo trovi a Ginevra, a Parigi, a Verona. Cioè, dove andiamo? Noi giriamo però. Noi lo seguiamo, non ti preoccupare, lo seguiamo e lo seguiremo sempre. No, Massimo è un tuo grande fan, perché Gigi comunque, a parte la voce curata bene da te, è fantastico. Sì, infatti guarda, a parte i complimenti alla voce, e questo lo sappiamo, ma ammiravo un'altra caratteristica comunicativa molto importante di Gigi Finizio: l'apertura e la disponibilità verso i fans. Questo è importante, lui è molto comunicativo anche in questo, e fa vedere ancora una volta la sua umanità, il suo cuore, che non vediamo solo nelle canzoni, anche nel modo con cui si relaziona con la gente che viene ad applaudirlo. E il fatto che abbia tanta gente che viene è significativo, al di là del discorso artistico. Può anche terminare qui l'intervista, perché ha detto quello che doveva dire. Non saprei cosa aggiungere, voglio solamente ringraziarlo per queste bellissime parole e per il suo sentimento che nutre per me, perché cerco in tutti i modi di ricambiarglielo. Spero di farlo in maniera ottimale. Ed è vero, perché ne parliamo spesso quando ci sentiamo al telefono con Gigi, quando spunta il nome del professor Borghese, noi, cioè, ormai è una tradizione a Napoli, c'è San Gregorio Armeno, c'è il pastore, c'è il Natale, e allora la tradizione nostra è Borghese. Ma che bello. No, comunque è reciproco, al di là di tanti professionisti della voce con cui lavoro, Gigi Finizio è qualcosa di... che va al di là, è un amico ed è una persona che stimo. Perfetto, questa sera mostra d'oltremare, tutto è pronto, stanno delle fan, ci sono delle ragazze dalle 16 di questo pomeriggio sotto al sole, oggi fa caldo, detto, me l'hanno detto. Tutte con le fasce Gigi Finizio, guarda che cosa di bellissimo. Ma sai, sto riscoprendo un target che va anche dai 18, voglio dire, dai 16. Tu hai 4 generazioni, 8-10. Mi lusinga tanto, no? Mi dà la consapevolezza di vivere nel tempo. Speriamo di accontentare. Che di questi tempi avere queste sicurezze è importante. È molto difficile, molto difficile. Quindi sei nella tua Napoli, nella fiera della casa dove tu sicuramente quando eri piccolo, almeno una volta. Stavo dicendo, ci venivo sempre con mia mamma, insomma, qui. Ci veniva anche Massimo. E siamo pure nella casa. E siamo pure diciamo vicino ad un teatro storico, un teatro mediterraneo. È stato il mio primo teatro, quindi a 5 anni ho debuttato qua. Mi sembra che ci siano tutti gli giochi in casa. Allora, c'è il teatro, c'è il debutto, c'è la fiera, c'è Borghese, c'è Dino, c'è Weekend Dance. Possiamo cominciare? Cominciamo, va. Più che posso live, mostra d'oltremare, fiera della casa, 55esima edizione, Gigi Finizio. Weekend Dance.